È là sopra. Eccola! Bravi! 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 Basso! Vieni! Siamo alla fine di una bellissima giornata di caccia alla Beccaccia, qui nel centro Italia, in Valle di Fiordimonte, e alla luce di questo bel tramonto vi presento il fucile che ho portato oggi con me. È il Fabarm sovrapposto Elos V2 Classic Paradox. Che sia un fucile dedicato lo si intuisce soltanto imbracciandolo. Infatti non supera i 2,7 kg, e la sua bascula è realizzata infatti in lega leggera Ergal 55. Una bascula molto elegante, rifinita, con delle eleganti incisioni e riporti in oro che rappresentano ovviamente scene di caccia alla Beccaccia, due beccacce in volo su entrambi i lati della bascula. Calcio a pistola, legni in noce scelto finiti ad olio, calcio dalla presa direi molto comoda, ergonomica, astina nella classica conformazione a becco d'anatra. Altra caratteristica fondamentale è sicuramente rappresentata dalle canne, sono da 61 cm. Abbiamo una seconda canna tribor, quindi canne in acciaio trilegato ottenute per foratura dal pieno, vede alloggiati strozzatori interni intercambiabili forniti da Fabarm in corredo al fucile, e in prima canna una canna Paradox, quindi una canna raggiata nel vivo di volata che va ad ottimizzare la distribuzione della rosata nelle immediate distanze nel tiro istintivo nel bosco. Utile nell'acquisizione rapida del bersaglio, nella presa di mira sicuramente la mezza bindella rialzata e il mirino in fibra ottica. Manca la bindella centrale, ovviamente sempre per ottimizzare la distribuzione del peso nell'arma. Un fucile per ora disponibile in calibro 12 con camera Magnum da 76 che, pur non avendo un impiego specifico nelle munizioni da beccacce, comunque sia consente un utilizzo di una vasta gamma di caricamenti al cacciatore. Il sistema di scatto è monogrillo selettivo con selettore in classica posizione sul cursore in coda di bascula e grilletto con un piacevole zigrino che ne aumenta quindi la sensibilità, buono lo scatto, ampia anche la guardia del grilletto, grilletto con rifinitura dorata. Dopo questa giornata, dopo averlo provato sul campo, posso garantirne l'agilità di brandeggio, la piacevolezza proprio nel trasporto, perché camminiamo da molte ore, e anche non da ultima la resa balistica, perché abbiamo avuto modo di provare su una singola fucilata di prima canna a servire un'ottima ferma dei cani. Un fucile dunque che sia per estetica che per funzionalità può accompagnare sicuramente con soddisfazione i cacciatori nel bosco.